Ti ho appena rimediato un grosso contratto e tu mi vuoi dare il 5% in meno quest'anno? Non sei indispensabile. Dici sempre questa cosa, per questo Brian Peters ha scritto "Sei una stronza" sul tuo posto auto. E che cazzo, Danny? Questo capitava un anno fa, il giorno dopo ho fondato la mia società. Ho solo due dipendenti, uno troppo vecchio e uno troppo giovane. È il mio primo viaggio d'affari, sono eccitato. Puoi non dire il tuo cognome, oggi il cliente potrebbe deconcentrarsi. Salve, sono Mike Pancake. Qual è il tuo cognome? Pancake. Come la frittella? È greco. È deliziosa. Gnam! La buona notizia è che abbiamo ottenuto un bel contratto e andremo in Germania per siglarlo. Ciao, Dan. Porca puttana. L'affare potrebbe saltare. Voi due siete venuti insieme? Sono venuta io e poi Jimmy è venuto in faccia. Grazie per la domanda. Venite dentro? Beh, io sono già venuto prima dentro Jim, ma grazie per la domanda. Elegante. Siamo vicini alla bancarotta. Se non chiudiamo questo contratto. Quando tu sei Davide contro Golia. Intendi sfidare me e la Dynamic Systems? Venderemo cara la pelle. La prima regola è far divertire il cliente. Ubriachiamoci! Drogatello? Forse è ora di passarla. Tira la schiaffa! Che c'è? Che succede? E la seconda regola? Come va? Ho un appuntamento! Dimenticate le regole. Tutto bene, Dan? Non sto piangendo, è solo il gas negli occhi! Voglio fare l'amore nella posizione della carriola se concludiamo quest'affare. Com'è la carriola? Una persona da dietro tiene le gambe in aria. A te piace? No. Forse conviene farlo in modo normale. A me fanno un po' male le palle. Sto perdendo fiducia nel team. Affare fatto. Ehi, sono il prossimo per l'upgrade. Mi spiace, le darei il mio posto, ma non ho mai avuto un upgrade. Fa niente. Ma io la stimo. È un onore stare seduto davanti a lei. Prego, voglio che si sieda qui.